Per avere inizio l'incontro di calcio tra lo Sporting di Lisbona e il Napoli, valido quale gara d'andata del primo turno di Coppa UEFA. Sono presenti in tribuna anche l'onorevole Raffaele Colucci, assessore allo sport della regione Campania. Sono presenti anche un centinaio di tifosi napoletani, non di più, con la quale abbiamo volato quest'oggi qui da Milano a Lisbona, impegnata in un torneo, la Coppa Latina, molto importante, appunto, di hockey su pista. La partita ha avuto inizio, 28 i minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0, gara molto intensa. De Napoli con le mani su Mauro, ancora De Napoli, parte il cross immediato, si coordina Carnevale, il suo colpo di testa sul fondo. Fusi, poi Careca, e quindi c'è questo lancio in profondità per lo scatto di Marlon, che calibra subito il cross, cede Napoli, rischia il palleggio, attenzione, Carlos Manuel il tiro. Ancora una grande prova indubbiamente di Carlos Manuel, non lo fa battere, manda le due squadre negli spogliatoi e si becca questa fischiata generale dei 70.000 dello stadio José Alcalade. Più o meno 1.300.000.000 di lire, cifra assolutamente inconsueta per i bilanci delle società portoghesi. Gli ho chiesto se sarebbe sceso in campo e denotando se il Napoli perderà giocherò gli ultimi 10 minuti. Tutto è pronto per l'inizio di questo secondo tempo, non ci sono state sostituzioni nelle file del Napoli, nemmeno in quelle del Porto. Partiti. È il secondo tempo del match d'andata. Douglas. Ed ecco Maradona, mentre sta per entrare Diego Armando Maradona. E forse questo è il momento in cui finalmente finisce il tormentone estivo e ritorna nel suo luogo più naturale, vale a dire un campo di calcio, Maradona. I Baroni, attenzione, Douglas, pallonetto in mezzo, colpo di testa, la palla in forbice, messa fuori. Carlos Manuel a battere l'angolo, parabola molto lunga, attenzione Giuliani, miracolo, miracolo di Giuliani. Colpo di testa a posta sicura, osserviamo, vedete lo stacco imperioso di Cascavel, forse, no, non è Cascavel, sempre 0-0, Careca, Maradona. Careca, Careca in area, Careca, Careca e il portiere con una manata per Baroni, anzi per Ferrara, colpo di testa di Careca, ancora miracolosa la deviazione del portiere. Ed ecco il fischio finale del signor Cortei che sancisce lo 0-0. Comunque questa sera gli uomini di Albertino Bigon si sono resi protagonisti di una prestazione senz'altro lodevole.